Stavi frequentando una persona che improvvisamente è sparita, senza darti spiegazioni. Allora ti chiedi, è morto? No. È stato sequestrato dalla mafia? No. È stato rapito dagli alieni? No. Ma non esistono i fantasmi. E invece sì, il ghosting esiste e non è piacevole. Eh sì, il ghosting è un fenomeno, è un abuso emotivo che si verifica molto frequentemente nelle relazioni sociali, nelle relazioni che riguardano amicizie oppure amori e sentimenti e dintorni. E nell'era della comunicazione, dove appunto la comunicazione dovrebbe essere agevolata, è davvero un grande paradosso, legato all'incapacità di comunicare. Ecco un'altra parolaccia coniata e mutuata, insomma, dagli americani. Perché gli americani sono tutti un po' profiler, no? E così come nelle scienze investigative, anche nelle scienze comportamentali, arrivano sempre prima di noi. E comunque, insomma, dopo bossing, dopo mobbing, dopo stalking, arrivano tantissimi altri termini che si riferiscono a una serie di abusi che vedremo. Il principale è il ghosting. Infatti ogni tanto si usa dire sono stato ghostato. Oddio, che prurito, ghostato. Vabbè, sei stato ghostato. Ghostato significa che qualcuno è sparito appunto dalla tua vita e parliamo di amore perché è quello che è più gettonato e vogliamo stare a sentire. Sei stato ghostato perché davvero frequentavi questa persona e proprio nel momento in cui sembrava andare tutto bene, è sparita, non ti ha dato spiegazioni e tu hai voglia a mandare messaggi, a cercare di capire. A iniziare a nutrire anche dei sensi di colpa perché qualcuno che sparisce così è una persona probabilmente offesa, perché altrimenti una spiegazione gliela dai se fuggi, no? E invece no, non hai ricevuto nulla, ma non solo, no, non ti ha risposto, quindi né ai messaggi né alle telefonate, probabilmente ti ha anche bloccata o bloccato, insomma. E comunque, ricevo tante telefonate da parte di uomini, di donne che si sentono un po' destabilizzate, insomma, da questo abuso, forma di abuso, perché di abuso si tratta, e che lascia veramente tristi gli abusati. Analizziamo una cosa. Io cerco sempre di partire un po' da quello che è la frequentazione, la relazione che c'è stata, duratura o meno. Cerchiamo di capire con chi abbiamo avuto la frequentazione o la relazione. Partiamo da quello e cerchiamo di capire se il ghosting è davvero così imprevedibile e improvviso oppure ci sono sempre dei segnali che non fanno presagire bene. E infatti, se è vero che l'atto finale di una frequentazione con un ghost, cioè con un fantasma, è sempre improvvisa, è vero anche che invece tutto quello che precede questa fuga improvvisa manda dei segnali molto chiari. E nelle conversazioni non escono mai così bene perché ovviamente la vittima è confusa e a volte non riesce a calendarizzare bene i momenti della frequentazione o della relazione, come se fosse appunto un calendario, uno schemino con tutte le chiamate in entrata, in uscita, i giorni di tempo tra una chiamata e l'altra, un comportamento strano o poi un comportamento delicato. Insomma, la vittima normalmente non è un computer, ecco, quindi non fa caso a tante cose. E poi, però, chissà perché, durante le nostre conversazioni emergono tutte prima o poi e riusciamo finalmente a incasellare tutti i pezzi sparsi della frequentazione e della relazione e anche quelli più confusi per cercare di fare ordine e di capire che cosa è successo, cosa ha portato alla sparizione. E quindi normalmente sono stati individuati dei punti chiave durante la frequentazione con un abusante che poi appunto metterà in atto la sparizione improvvisa. Apparentemente, tutti mi raccontano che la relazione è iniziata senza grandi colpi di scena, senza grandi upgrade, quindi sviluppi
importanti, però sempre in maniera piuttosto costante e in qualche modo bella, perché altrimenti non rimani male se qualcuno poi sparisce. I punti chiave da tenere presente durante una frequentazione, quelli importanti per capire se una fuga improvvisa è non più tanto imprevedibile e imprevista, ma prevedibilissima, sono questi. Normalmente la persona con cui ci relazioniamo la riconosciamo. Perché? Perché non solo non vuole un rapporto e non fa nulla per far crescere il rapporto, ma al di là di questo, il rapporto è più che altro una relazione intima che non vuol dire semplicemente magari sessuale, ma sì, con una bella cornice attorno al sesso, però in sostanza questa persona che noi frequentiamo non ci ha mai presentato i suoi amici o i parenti e né vuole, ha mai voluto spendere del tempo con i nostri amici. Sì, accampando veramente delle scuse, no, non posso, oppure ho da fare quel giorno, oppure no, guarda, voglio stare un po', magari stiamo io e te per i fatti miei, perché non sono dell'umore giusto, quindi questo sia donne che uomini, vale per chiunque, eh. Quindi non ci sono persone esterne che entrano in questa relazione, neanche un'uscita con amici. Diciamo, oltre, diciamo, la presentazione dei familiari. La persona non si racconta mai veramente, cioè non entra mai, pur avendo trascorso con te diversi mesi di frequentazione, non ti ha mai raccontato veramente chi sono i suoi genitori, chi sono i suoi fratelli, che rapporto ha, oppure che rapporto ha con i suoi amici. Spesso però è frequente, scoprire, durante la relazione che in realtà questa persona amici di lunga data non ne ha, quindi non ne ha. Questo perché evidentemente è una persona opportunista, perché gli opportunisti riescono semplicemente a prendere dagli altri e non a dare, ma siccome è sempre un mutuo l'amicizia, quindi io do, ricevo, è una mutua assistenza in fondo, il concetto di amicizia. Se questo non c'è, perché sono machiavellici e quindi hanno soltanto preso, è chiaro che le lunghe relazioni. La persona che stavate frequentando, molto probabilmente è una persona ipersensibile alle critiche, quindi questi sono soggetti normalmente che non riescono ad affrontare, a confrontarsi tranquillamente con il partner, insomma, con chiunque. E quindi se c'è un minimo conflitto, piuttosto cambiano discorso, ecco, nella conversazione, ma non l'affrontano mai veramente. Sono persone che sono in grado di litigare magari in chat, quindi da grandi vigliacchi e codardi. Ricordiamoci i leoni da tastiera che cosa fanno, no? Gli hater quando devono insultare un personaggio pubblico o comunque apertamente delle persone in gruppi che neanche conoscono. Poi magari li incontrano di persona e diventano degli agnellini. Quindi si tratta, ecco, persone, tornando al nostro possibile ghost. Si tratta di una persona che normalmente si può anche molto agitare molto, ed essere anche molto livoroso in chat, litigare, ma poi di persona evita sempre il conflitto. Altro segnale importante, deriva proprio da come la persona che avete frequentato parla degli altri. Se vedete che spesso ha idealizzato in un primo momento terze persone parlando con voi e poi li ha massacrate, quindi prima idealizzandole e poi svalutandole, e chi parla spesso male degli altri, ogni spunto di conversazione è utile per ma parlare male di qualcuno, far c'entrare qualcuno e parlarci male, oppure vedete che questa persona è un po' opportunista, nel senso che parla degli altri sempre come qualcuno da tenere buono. Perché non si sa mai,
chi tende a compiacere la captatio benevolentia, no? Cioè, nel senso, sai, devo fare la chiamata di auguri a quel tizio che fa che ha curato quel progetto, perché magari l'anno prossimo me lo tengo buono e posso continuare a lavorare. Che ci sta, diciamo, in ambito lavorativo. Però se questo diventa frequente, cioè tenersi anche le persone tremende ed essere quasi, ecco, un po' volta gabbana, state attenti perché potrebbe farlo anche con voi, insomma, da un lato tenervi buone per un po' e poi invece esplodere in una fuga pazzesca e improvvisa come quella che ha attuato poi con voi. La persona che avete frequentato sicuramente qualche volta vi sarà sembrato distante. Avete percepito magari a pelle che c'era una certa distanza tra di voi e sicuramente avrà avuto altri momenti di silenzio, anche molto breve nella relazione, nella frequentazione, tipo ti chiamo per 3 ore e non ti fai vivo. Ti chiamo la sera alle 10, ti mando un messaggio la sera alle 10, magari sei anche online, magari non dormi e so che non dormi e poi mi rispondi la mattina dopo o il pomeriggio dopo. Cioè, c'è sempre tempo per rispondere un messaggio, no? Chi non risponde non è perché c'ha da fare, dai. Oppure vi sarà pure capitato qualche volta di chiamare questa persona in due momenti diversi, magari della giornata, di sentirlo di mattina e sentirlo euforico, magari sul lavoro, e poi di ricontattarlo la sera e di sentirlo spento, senza che sia successo nulla nel tempo, dalla mattina alla sera, insomma, senza che non ci sia stato nulla, insomma, di evidente, di palesato e di fastidioso e comunque turbante. Nella giornata del vostro frequentatore. Quindi lo vedete che adesso parla gioviale, pimpante, e poi magari qualche ora dopo spento, vi tratta quasi con indifferenza, sillaba, insomma, non è molto coinvolto nella conversazione e vi dà la sensazione che addirittura voglia chiuderla il prima possibile. Beh, questi sono i classici sbalzi di umore. Bene, abbiamo fatto esattamente l'identikit di una persona immatura. Una persona immatura che sicuramente è rimasta ad uno sviluppo emotivo infantile, che i bambini, si sa, sono un po' egocentrici, non hanno responsabilità, i bambini seguono semplicemente l'istinto del momento, sono comunque protetti da una famiglia che prende, insomma, che decide per il bambino. Invece questo bambino cresciuto, che in alcuni casi è mammone e quindi in qualche modo se sto parlando ad una donna che è vittima di un gossip, probabilmente ha anche trovato una persona che come la mamma non è nessuna e quindi avrà tante relazioni che però non gli staranno mai bene, nelle quali porrà sempre una certa sua distanza. E ancora, se non è un mammone ed è uomo, diciamo, comunque una persona, che magari ha un leggero complesso di Daphne. Che quindi una donna che non vuole crescere mai, che insegue delle cose, però poi fugge dalle stesse cose che insegue quando diventano reali. Le persone mature non posso spiegarle io in questo video, ci vorrebbe un altro video, o forse anche uno psicoterapeuta che parla dell'imprinting delle persone immature e quindi emotivamente fragili. Però che cosa fa? Che cosa succede? Cioè, qual è il momento? Anche questo possiamo, vi sto confidando un bel segreto. Qual è il momento in cui il fantasma, cioè la persona che poi diventerà un fantasma, lo mette in atto questo ghosting? Quasi sempre, fateci caso, è il momento della frequentazione o della relazione in cui qualcosa sta andando avanti o si accorge che voi magari siete già presi,
o innamorati, o comunque chiedete anche solo velatamente, senza fare troppa pressione, qualcosa in più, o la routine sta andando verso una direzione di rapporto di stabilità, ecco, è proprio in quel momento che scappa. Ecco perché la maggior parte delle persone mi riferisce proprio nel momento in cui andava tutto bene, e certo, perché in quel momento realizza che la persona che sta abusando, quindi iniziamo a chiamarlo abusante, l'abusante capisce che è ormai stretto in una morsa, cioè è come un serpente che inizia a stringere sempre di più e che quindi deve in qualche modo poter uscire in tempo dalla relazione prima di prendersi le responsabilità, perché dopo potrebbe essere troppo tardi, troppo tardi. Dopo arrivano troppe spiegazioni da dare se la cosa non vuole che funzioni ancora o che vada oltre. E quindi fugge in maniera codarda, fugge in maniera vile. Anche perché, ripeto, è una persona, le persone mature non sono capaci di confrontarsi, quindi non riuscirà mai a dirti vado via perché la relazione, non voglio in realtà una relazione, l'ho capito adesso, oppure non sono pronto, non ce la fa, no? Perché se fosse una persona assertiva, una persona matura, riuscirebbe a farlo, e non lo fa, potrebbe dirlo anche in tantissimi modi, o almeno gradualmente. Non se la sente perché ha un'emotività che non consente di sostenere ogni decisione che comporti una certa fermezza. Ecco, tutto qui. E quindi vi lascerà apparentemente. La ragione che si darà è evito il confronto perché potrei ferirla verbalmente. E in effetti sono persone che se poi messe alle strette ad un confronto di cui non ti muovi finché non mi dici, potrebbero anche reagire in maniera collerica perché non riescono a gestire la propria emotività. Quindi preferiscono non ferirvi, magari, e quindi cioè, ovviamente è una certa dose di vigliaccheria, questa è chiaro, è solo vigliaccheria, e quindi sparire senza darvi spiegazioni, perché magari non parlando l'abusato, che poi loro non sanno che vi stanno abusando, conoscono solo quella come soluzione, cioè se ne conoscessero altre probabilmente le metterebbero in essere. E quindi non parlando pensano che una parola non detta sia meglio di una parola proferita, di una parola assertiva. Quindi il consiglio che posso dare quando iniziate a frequentare una persona e certi segnali sono tipici, no? Ve li ho descritti e li riconoscete perché adesso li sapete. Beh, se volete proprio mantenere una relazione, e appurate ovviamente che questo non è un narcisista patologico, ma semplicemente un immaturo, beh, iniziate, cioè non fatevi vedere così coinvolti, cercate di mantenere le distanze di coinvolgimento e in qualche modo, oppure parlateci chiaro. Di fronte a, cioè, se ponete delle giuste domande, probabilmente riceverete le risposte, ma il ghosting proprio no. Ma la domanda che in gran finale mi fanno tutti al telefono, quando magari appuriamo che il ghosting proviene da una persona immatura e che si poteva riconoscere, quindi è un ghosting che potevamo prevenire. Tutti mi chiedono: sì, vabbè, e adesso che cosa succede? Quindi che cosa farà? E mi ha messo un like, e quindi che vuol dire? Vuol dire che comunque ci tiene. Angela, forse hai detto una fesseria. No, non ho detto una fesseria, perché infatti il ghosting è strettamente connesso alla fase successiva, che è il submarining. Che cos'è il submarining? Submarining. No, no, ancora non c'entra la canzone dei Beatles, Submarine. È il sottomarino, cioè la fase successiva al ghosting, appunto il submarining, perché chi è andato via poi improvvisamente riaffiora dagli abissi del mare, sale su. E come lo fa? Normalmente con un like sui social oppure con un messaggino. E questo succede sia agli immaturi, che vi hanno scartato per vigliaccheria, perché non volevano una relazione più coinvolgente o fare appunto un upgrade della relazione.
ma anche al narcisista patologico. Il narcisista patologico, però, che fa un ghosting più piccolo, perché in realtà da subito, da quando vi ha scartate, che vi vuole controllare. Ma sia nell'uno che nell'altro caso, i ritorni, che siano appunto cucù, pick up fatti dall'immaturo oppure dal narcisista, non è che sono spiegati dall'interesse nuovo maturato dalla persona che ha capito di aver sbagliato, mancate da morire, quindi torna più innamorato di prima, più innamorato di quanto non lo sia mai stato. Non è quello. Allora, nel caso dell'immaturo, parliamo di una persona che, per cui siete stati sempre un gioco, ha molto oggettivizzato la vostra relazione, ha riconosciuto in qualche modo un'interazione con voi, ma è scappato non perché, e quindi non vi ha scartati perché vi ha idealizzato e poi non avete perso proprio tutto, è crollato proprio l'ideale, quindi non corrispondete più a quello che invece si era costruito. No, a volte non sa neanche lui perché si è allontanato. Sicuramente magari non voleva una relazione più coinvolgente, però in realtà non vi ha svalutato veramente, altrimenti non tornerebbe con queste nuove apparizioni. E quindi è disposto comunque, fatto passare un periodo in cui avete capito che insomma, se è sparito, non vuole una relazione seria, magari se siete disposte a tornare in relazione, ma secondo modalità diverse, diciamo, mantenendo il distacco che magari, oppure il tipo di frequentazione che all'inizio avevate, senza troppe pretese. Il narcisista invece utilizza il sottomarino per riapparire, per controllarvi. E neanche lui, anche nella fase di svalutazione profonda che vi ha fatto, di gaslighting, alle quali poi è seguito lo scarto, vi ha fatto credere di svalutarvi, vi ha fatto credere di essere pazzi, vi ha fatto credere di non valere niente, ma in realtà sa quanto valete. E probabilmente la sua idea, quindi del narcisista adesso, di voi, è sempre molto alta, però si stufa e quindi in qualche modo deve passare ad altre prede. Quindi se torna è perché comunque l'interesse che aveva è lo stesso identico interesse che ha, non chiamiamolo amore, ma l'interesse, quindi anche in qualche modo la stima che ha di voi è molto alta. L'unica cosa che non stima il narcisista è la vostra dipendenza, quella gli dà fastidio, la vuole, ma al tempo stesso la cosa che vuole è quella che detesta, perché i narcisisti sono fatti così, sono Dr. Jekyll e Mr. Hyde, sono un grande contenitore confuso in cui convivono la sua essenza e la sua ombra. Quindi, detto questo, se avete a che fare con un narcisista, abituatevi all'idea che questi silenzi, questi ghosting, che poi il silenzio punitivo è un'altra cosa rispetto al ghosting, vabbè, però sono fatti in questo modo. Se avete a che fare non con un narcisista patologico, ma con un immaturo, beh, allora, la prossima volta, se avete deciso di chiudere con lui, che trovate una persona che presenta quei segnali che vi ho indicato, che riescono a fare l'identikit di uno che probabilmente poi vi farà ghosting, cercate di non coinvolgervi subito e non idealizzare troppo questo rapporto, perché la persona vi sta lanciando durante la frequentazione comunque inconsapevolmente dei segnali. Dovete cogliere e poi decidere cosa fare, ma almeno siete consapevoli di chi avete di fronte. Va bene? Ciao a tutti, se avete dei commenti o volete scrivermi delle mail su delle sparizioni che avete ricevuto come forma di abuso, sono ben contenta. Chi mi vuole contattare lo può fare all'indirizzo mail. Iscrivetevi al canale e a molto presto. Ciao!